sognare tutte le sere con Dani, Jimmy e Fede. Trasformate, ascolto e chiudo, rido che c'è break humor. Non ti rilassare, non c'è neanche nessuno. Signori del cattivo gusto, sentenze un po' su tutto. Sicuro tornerai sul porti trasformate, vai. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova incredibile live del Doesn't Matter Podcast, l'unico programma che va in onda tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle 21 alle 23 qui su Twitch con Daniele Doesn't Matter, che c'est moi, Jimmy De Fear, che c'est toi. Salve, non lo so dire, ciao, ciao ragazzi, ciao a tutti in francese. Bastava un au revoir. Au revoir, no, au revoir e arrivederci. Salut. Salut a todos. Mezzo spagnolo. Tra l'altro mi sembra di essere in live con Nucleo e Capsula di Zelig. Uno è Capsula, l'altro è Nucleo. Esattamente. E Federico Alotto. Salut a tutti qua. A tutti qua. Di che cosa parleremo questa sera? Questa sera parleremo di Miss Italia. Poi avremo il genio del giorno, ben due geni del giorno, che una ha infranto il record di velocità e l'altro si chiama Rain Gordon. L'altra si chiama Rain Gordon. Poi avremo l'antro della paura, torna per questo martedì con Brufoli. E per finire, l'angolo della morte. Come accennato, la prima notizia di oggi è quella che darà il via al fil rouge della tier list di stasera, in cui eleggeremo la migliore e la peggiore vincitrice di Miss Italia di sempre. E quindi parliamo proprio di Miss Italia come prima notizia. In questi giorni si è svolta l'81esima edizione del concorso, dove viene eletta la ragazza più bella d'Italia. Io personalmente ricordo questo evento come un momento di attenzione mediatica, tipo il Festival di Sanremo. Ora invece non sappiamo manco più quando si svolge. Momenti, voi sapevate che era in corso Miss Italia? No, ero rimasto fermo agli anni 2000. No. Vabbè, comunque hanno si è svolta in questi giorni. Al di là della nostra ignoranza riguardo questo concorso, ieri è stata eletta la nuova Miss Italia. Occhi verdi, capelli castani, alta 177 cm e studentessa di psicologia del marketing, viene incoronata Martina Sambucini, questa qui che vedete in foto. In assenza di pubblico, senza il televoto e con la sola trasmessa in diretta streaming per via del Covid. Al secondo posto invece si è posizionata Beatrice Scoletta, di 25 anni e mamma di due bambini. E al terzo posto Alice Leone, ragazza di 22 anni. Il primo genio del giorno di oggi è Jason Liversidge, un uomo di 41 anni che soffre di una malattia dei motoneuroni che gli lascia solo il 5% di mobilità corporea. L'uomo è praticamente paralizzato e inchiodato alla sua sedia a rotelle senza la possibilità di muoversi. L'unica mobilità che ha nel corpo è pari al 5%. Ma non voglio intristirvi, Jason è sposato, ha due figlie ed è un grandissimo esempio di forza interiore. Infatti, nonostante possa muovere solo il 5% del suo corpo, il signor Liversidge è l'uomo più veloce del mondo sulla sedia a rotelle. Infatti l'uomo ha progettato insieme all'ingegnere Graham Sykes una speciale sedia a rotelle comandabile con un joystick in grado di raggiungere alte velocità. E ieri il nostro caro Jason Liversidge ha battuto il record del mondo di velocità su sedia a rotelle, raggiungendo i 107 km orari. Che bastardo. Jason ha poi dichiarato: avere una malattia che limita la tua vita non è una ragione per smettere di vivere. Parole assolutamente molto belle di un uomo molto forte. E poi, mai che vada, se faceva un incidente, di certo non sarebbe rimasto paralitico. Pensa se fa l'incidente e si mette, si alza in piedi. Cazzo. Si mette a posto. Sì, ma, cioè, ma poi uno, cioè, lui va in giro con sta cosa. Cioè, no, sono sempre al supermercato.
lancia le banane e i gusci verdi. Esattamente. No, questo lo usa solo su pista quando ha voglia di fare il gaggio. Normalmente gira sulla sedia a rotelle lenta. Il secondo e ultimo genio del giorno di oggi è Rain Gordon, una ragazza russa di 24 anni che, mentre si trovava in un negozio di ferramenta, ha conosciuto il suo futuro marito. Una chiacchiera tira l'altra, lei lo guarda, fa una battuta, se la ride, lui non dice una parola e lei capisce che probabilmente sarà amore eterno. Così Rain Gordon, colpita letteralmente dal fulmine dell'amore, decide di acquistare suo marito. Ecco, mi fa strano che abbia detto acquistare suo marito. Mi sono scordato di dirvi che Rain Gordon è affetta dall'oggettifilia, una parafilia sessuale che spinge alcune persone a provare desiderio sessuale per gli oggetti. E nel caso di Rain, il desiderio è talmente forte che ha deciso letteralmente di sposare il soggetto innamorato, trovato in ferramenta. Una valigetta di metallo grigio metallizzata. Le nozze si sono svolte online con tanto di fede nuziali e invitati in conference call. Se pensate che Rain sia una pazza scatenata fuori di testa, vi sbagliate. Infatti lavora come insegnante in una scuola materna. La ragazza ha dichiarato che non pensa... Questo è vero, ragazzi, non è una roba per ridere. La ragazza ha dichiarato che non pensava che il loro amore si sarebbe concretizzato in un matrimonio. Ma sapete com'è, dopo 5 anni di convivenza le sembrava una cosa normale. In passato ha detto di essere stata innamorata di un centro commerciale, di un ombrello e di un bidet, ma la valigetta non sembra essere gelosa delle sue relazioni passate. Vabbè, sicuramente è più comoda da portare di un centro commerciale. Sicuramente sì. Però vedi, questo di fronte al centro commerciale tutto il giorno così. No, è questo che si è resa conto che era una cosa sbagliata, quindi ha cercato di toglierselo dalla testa. Però per 10 anni è stata innamorata di questo centro commerciale. E c'era qualcuno che guardava e diceva: oh, ma ragazzi, viene una tipa tutti i giorni al centro commerciale che mi guarda. E invece era proprio il centro. Secondo me me la dà, ragazzi. E tu ci vai a parlare e dici: oh, ma senti, è tutti i giorni che viene, ma ce lo prendiamo un caffè? No, guarda, io me lo voglio prendere con il centro commerciale. Ma ve la immaginate? Ve la immaginate che va di notte quando è chiuso a toccare i muri del centro commerciale? Un giorno io e te staremo insieme, tesoro. Ti porterò via di qua. Ma perché con la valigetta che si dice? E se fanno un viaggio, che fa? La imbarca o gli compra il biglietto? Gli comprerà il biglietto. No, viaggia a mano, questa. La può tenere come bagaglio a mano. Tutti noi abbiamo avuto i brufoli. Per alcuni sono un incubo, per altri sono un piacevole passatempo. Mai avuto un brufolo in vita tua? Mai. Beh, no, forse uno così, però io ho mai soffrito di brufoli. Comunque, è innegabile la soddisfazione nel farli esplodere. Per alcune persone sono così appassionanti che su YouTube ci sono addirittura delle compilation dove la gente li fa esplodere. Ve le avrei fatte vedere volentieri, ma magari a qualcuno fa schifo. Ma per quale motivo i brufoli dovrebbero rientrare nella rubrica dell'angolo della paura? A farcelo comprendere ci pensa Mary Ann Ragaccio, una ragazza filippina di 17 anni che vedete qui in foto. Mary, un anno fa, ha notato un fastidioso punto nero spuntare proprio sul suo naso. Stufa di vederselo per giorni in centro alla faccia, decide finalmente di schiacciarselo. Tuttavia, una volta schiacciato il foruncolo, la ferita purulenta, presente sul suo naso, ha cominciato, alcuni giorni dopo, ad espandersi e a diventare sempre più dolorosa. E questo è lo stato attuale della ragazza. A distanza di un anno, il gonfiore ha continuato ad espandersi, impedendole praticamente di vedere. E se continuerà così, perderà sicuramente la vista. Ora è in attesa dell'operazione, non appena riuscirà ad avere abbastanza soldi per potersela permettere, grazie alla sua campagna web in cui ha richiesto aiuto monetario. Questo è un brufolo, ragazzi, che nel giro di un anno si è infettato e si è trasformato in questa roba qua. Ha
salutarci e per sempre, ci pensa Pinin Brambilla. Morta all'età di 95 anni, è stata una grandissima restauratrice che per 20 anni si è occupata del restauro che salvò dal deterioramento l'ultima cena di Leonardo da Vinci. Quindi se oggi possiamo godere ancora della presenza dell'ultima cena di Leonardo da Vinci, è grazie a Pinin Brambilla. E a farle compagnia, all'età di 84 anni, se ne va anche Gianfranco Giannini. Ve lo ricordate questo? Questo è noto a tutti noi per il famoso spot di un euro divenuto un tormentone grazie al suo Gianni. Grande Gianni. L'ottimismo è il profumo della vita. L'ottimismo vola. Questo ha fatto parte della nostra, tra virgolette, infanzia, perché tutti dicevamo questa frase. Va bene, ragazzi, la live di oggi è giunta al termine. Noi ci vediamo domani su YouTube con questa puntata ricaricata. Domani sera alle 21 con una nuova puntata del podcast. E domani sera, ragazzi, c'è lo strano quiz. Non sul cinema, ma sulla cultura generale. Quindi non potete mancare, ci sfideremo tutti quanti, porca miseria. Giusto? Giusto! Giustissimo. Sempre più colti, tutti a studiare.